Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mate, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra serie secondaria dedicata a XCOM 2 War of the Chosen. Nello scorso episodio ci eravamo lasciati con una sorta di finale a cliffhanger perché finalmente si era rivelato il primo dei tre mini boss del DLC. Stiamo parlando del primo dei tre prescelti immortali, l'assassino. Vi avevo anticipato leggermente che l'aggettivo con la quale vengono chiamati gli immortali non è usato a caso, ma non vi voglio fare spoiler come vi dicevo e lo scopriremo bene andando avanti nel gioco che cosa significa tutto questo. Prima di iniziare permettetemi di ricordare a tutti voi di lasciare un bel like, un commento e iscrivervi al canale se vi piace la serie e se siete interessati alle varie serie che produco. Perché come state vedendo adesso in basso a destra, la maggior parte di voi che mi segue non è iscritta al canale, quindi non abbiate timore, lasciate un bel subscribe e un bel like e buttiamoci direttamente nell'episodio di oggi e il prosieguo della fine della scorsa missione. Ok ragazzi, dunque eccoci qua con il nostro gruppetto riunito dei due team che abbiamo trovato nello scorso episodio. Al momento dobbiamo sconfiggere il prescelto e non dobbiamo permettere che sia Mox che Dragunova muoia. Come vedete il gruppetto che abbiamo al momento è esattamente come l'avevamo lasciato nello scorso episodio, quindi parte degli uomini hanno i fucili non completamente carichi, ancora da ricaricare, e soprattutto abbiamo la nostra povera Kelly Mills che ha un solo punto ferita. Ok, vediamo un attimino anche di accorpare un po' le nostre unità il più possibile almeno. Ok, e lei la spostiamo anche qua. Cerchiamo di capire un po' da dove arriverà questo stramaledetto prescelto. E andiamo a metterci tutti in Overwatch. Eccolo qua, ragazzi. Anzi, eccola qui. L'assassino. Assassina Darmon Dessurik, demone spettrale. Come vedete qua abbiamo dei punti di forza e punti deboli. Punti di forza che ha la probabilità che risponda al fuoco dopo un colpo mancato. Ok. Questo prescelto non attiva la guardia o gli attacchi di reazione. Ah, buono, quindi effettivamente mettere l'intero team in Overwatch non è servito a niente. Mi piace, bene così, bene così. Punti deboli invece più facile da colpire da posizioni alte e nemici giurati mietitori. I mietitori infliggono più danni. Ok, allora il problema è che lei tendenzialmente sparisce, quindi non possiamo asserragliarci più di tanto nelle posizioni elevate, dobbiamo un po' inseguirla. Inoltre questi punti di forza e punti deboli possono essere ampliati nel corso del gioco man mano che noi ci scontreremo con lei. Perché questo maledetto nemico e gli altri due prescelti impareranno dalle nostre azioni. Quindi determinate azioni che useremo per cercare di battere ciascun prescelto imparerà dalle nostre azioni, dalle nostre tattiche utilizzate e acquisirà automaticamente nuovi punti di forza per andare a compensare la tattica che useremo. Quindi cercare di rendere sempre più difficile il modo di battere ciascun prescelto usando sempre la stessa tattica. Perché avrete una morte onorevole. Ok. La vostra morte sarà rapida e indolore. Va bene, allora. Ricordiamoci, lei principalmente va melee. Eccolo qua.
Wow! Wow! Così tanti danni? Non ti resta molto da vivere. Sti cazzi, Una ragazzi! volta catturato, il suo umano mi rivelerà tutte le informazioni di cui ho bisogno, comandante. Il prescelto ha stordito uno dei nostri soldati. Dobbiamo inviare subito qualcuno in suo aiuto prima che quel mostro abbia occasione di attaccare di nuovo. Esattamente, perché l'assassino purtroppo ha la possibilità di frastornare un nostro alleato e il turno dopo, se non riusciamo a liberarlo dal frastornamento, arriverà, scapperà e porterà via con sé il soldato. Il soldato potenzialmente non sarà morto, dovremo utilizzare poi una nuova missione in futuro per andare a liberarlo perché verrà rapito e utilizzato per cercare di scoprire delle nostre tattiche. Più il soldato rimarrà in mano al nemico, più il nemico acquisirà dei bonus contro di noi. Ok, andiamo a rianimare il nostro povero Mox. Ok. E lui è il Quanti soldati siete 50%. disposti a sacrificare per salvarne uno solo? Quanti necessari, anche perché dobbiamo salvare Mox. Ok, andiamo subito con Jane Kelly. Speriamo in un bel 50%. Oh, ma dai. Quindi adesso risponderà al fuoco? Sti cazzi, ragazzi. Ok, 39%. Proviamo ad avvicinarci dove possibile. Ok, qua lo fiancheggerebbe, quindi è positivo. Molto bene. 99% lo possiamo fiancheggiare. Ti prego, colpiscilo e non essere spottata. Molto bene. Vediamo se lo spotta. Mamma mia, ragazzi! Grandissimo! Ok, allora. Mox. Mox, dove si può spostare potenzialmente? Però qua è in una posizione un po' isolata. La granata riesce a prenderlo? Sì, la granata la prende. Riusciamo a colpirlo con la granata? Assolutamente. Andiamo con la granata. Bene, altri 3 danni. Ottimo. Ok. Poi. Vediamo un pochino. Rafael. Qua va pure in fiancheggiamento. Lo so, ragazzi, è rischiosissimo mettere tutti i soldati vicini. 69%. Aspettiamo un attimo. Prima voglio vedere un po' se riusciamo a fare qualcosa anche con lei. Lei va anche qua. Ok. Lei quanto ha? 72. Ok, 72 già posso rischiare un po' di più. Bene, 7 danni. Critico. Ok. Che è successo? Non posso deluderli. Le onde sonore emesse da quella capsula si stanno diffondendo Oh in un'area no! molto vasta. Un'orda? In altre Lo parole, tu hai sapevo. appena invitato a cena tutti i dispersi rimasti in città. Esattamente. L'intera massa biologica dei dispersi sta convergendo sulla vostra posizione. Minchia, sta convergendo l'intera città contro di Aiuti, noi? attacchi, gente. Firebrand si dirige al punto di estrazione. Datevi una mossa. Ok. La telecamera in questo caso non ci aiuta molto a vedere. Ok, però con i dispersi potenzialmente siamo abbastanza tranquilli di potercela fare. Allora, dobbiamo passare attraverso l'edificio? Che brutta cosa, ragazzi, che brutta cosa. Allora, lei ha esaurito l'azione.
Lui potenzialmente ha ancora un'azione, quindi lo mettiamo in guardia. E infine abbiamo solo lei, quindi direi la spostiamo qua e anche lei la mettiamo in guardia. Va bene, si sta avvicinando l'orda. Forza, come at me, bro, come at me, bro. Bene, ottimo, uno l'abbiamo colpito. Buono, e anche il secondo corridore l'abbiamo ucciso. Le analisi preliminari dei movimenti di queste creature mostrano una strategia d'attacco ben organizzata. Forse non sono senza cervello come pensavamo. Una possibilità affascinante quanto terrificante. Ok, allora, tendenzialmente abbiamo la possibilità che gli avversari siano in realtà quantomeno dotati di una sorta di mente alveare, come se non potesse peggiorare ulteriormente la situazione. Quindi anche loro in guardia, ottimo. Lei si può... Oh, bene, ne può colpire due qua distanti. Andiamo subito a colpirli. Di sicuro verrà rivelata. Infatti, immaginavo. Non possiamo più nasconderci. E andiamo a colpire adesso il secondo. Bene. Ok. Nessun compromesso. Andiamo adesso a ricaricare. Non ho Le ho caricate munizioni. tutte. E andiamo a metterci anche con lei in Ho guardia. Poi tutto. lui si mette qua. Vediamo se vediamo qualcuno. No. Quindi con lui ci mettiamo anche lui in guardia. Mentre con Kelly direi ci spostiamo qua. Non vediamo ancora nessuno e ci mettiamo in guardia. Mentre con Mox mettiamoci anche qua un po' più avanzati. Va bene. E anche lui in guardia. Alexandra, amica mia, si mette qua. Cerchiamo di aprirci, come vedete, a raggiera. Sperando di applicare una sorta di muro di fuoco contro i dispersi. Eccola qua. Sta arrivando. La telecamera in questo caso non è molto d'aiuto, perché sono nella fog of war, quindi non si vede benissimo dove siano. Aia, mancato. Aia, mancato. Benissimo, preso. Perfetto. Però abbiamo ancora, mi sembra, due Overwatch a disposizione. Se si muove qualcun altro, almeno. Quante diavolo ne rimangono ancora in questa città? La Advent ha inviato pattuglie di purificatori per anni, eppure le creature sopravvivono. O meglio, prosperano. Non abbiamo idea del perché. Buona come cosa, quindi potenzialmente non riusciamo a estirparli. Mi piace. Non mi trovo Mi facile. piace. Merda. Ok, Kelly l'ha preso. Molto bene. Bersaglio neutralizzato. Aia, mancato. Ammetto il mio fallimento. Porca vacca. Bene, Così non si fa. preso. Enemy eliminated. All'epoca non ero ancora nato. Eppure l'idea di ciò che è stato fatto alla città e ai suoi abitanti mi disgusta. Ti credo. Ok, allora lentamente stiamo anche guadagnando Sono in delle movimento. promozioni, quindi molto positiva come cosa. Andiamo velocemente a far fuori loro due e a ricaricare poi. Benissimo.
Comunque il fatto che ci sia la possibilità che della Advent non mi piace per niente, ve lo dico ragazzi, non mi piace per niente. Ok, andiamo a ricaricare. Poi con lui direi possiamo anche qua. Ottimo. E andiamo a metterci in guardia. Mentre con Kelly... Bella domanda. Kelly la spostiamo un po' più avanzata, dai. Mox lo spostiamo qua. E anche lui lo mettiamo in Overwatch. E Robinio in questo caso la facciamo correre e la spostiamo un po' più avanti. Azza ragazzi, se sono parecchi. Bene, uno l'abbiamo preso. Bene, due li abbiamo presi. Mamma mia ragazzi, se sono tanti. Mamma mia ragazzi, se sono tanti. Abbiamo anche un colosso. Come vi dicevo, questa è una vera orda. Si parla di 10-15 unità. Potrà vivere in pace in questi luoghi. Se sono tutti come te, mi sembra una possibilità plausibile. Guardate che carini i due che si stanno apprezzando lentamente a vicenda. Ok, abbiamo un bel po' di gente da gestire. Bene così, bene così. Scusate il taglio, ma ho ricevuto una telefonata, quindi era necessario un attimino gestire il tutto con tremenda serenità. Allora, avviciniamoci intanto con Jen Kelly e cerchiamo di far fuori quante più persone possibili. Cosa? 96% e l'hai mancato? Sul serio? Ma stiamo scherzando? Ma dai! Santo cielo! Tanti saluti. Ok, siamo a due. E con questo siamo a tre. Benissimo. E così ricarichiamo. Poi, il nostro amico Rafael. Allora. Ok, uno. Poi, due. Bene. E adesso il terzo. Ah, cavolo, però non possiamo. Dobbiamo far fuori lui perché sennò ci arriva di sicuro a contatto il prossimo turno. Ok, proviamo prima con lui, 68. Bene. Abbiamo il colosso là dietro, però sono fiducioso di riuscire a... Le ultime parole famose. Stavo dicendo, sono fiducioso di uccidere lui e poi andare in Overwatch. Come non detto. Come non detto. Allora, 56 e 51. Vediamo un po'. Lei si sposta intanto qua. 67, ok, tentiamo. Ok, perfetto. È andata bene. E lui 64, quindi direi tentiamo anche contro di lui. Mancato. Porca miseria. 51, vediamo se riusciamo a colpirlo. Cioè, ragazzi, ma dai, che sfiga. 64 non lo prendiamo, con 50 sì.
Ok. Fortunatamente. Altri dispersi. Si dirigono verso il punto di estrazione. Fate attenzione, devono aver capito le nostre intenzioni. Gli anziani vogliono boicottare questa alleanza. Ma ci vorrà molto di più dei dispersi per fermarci. Affermativo. Ok, allora allontaniamoci con lei perché, come avete visto, lui quando viene colpito rilascia una nube velenosa. Iniziamo a far fuori. Aspettate, allora facciamo un attimino con ordine. Iniziamo da lui. Perfetto. Poi iniziamo con lui. Bene. E infine andiamo a uccidere lui. Vediamo se riusciamo a fare one shot one kill. Benone. Proprio anche con l'ultimo colpo in canna. Perfetto. E con lei andiamo a ricaricare. Andiamo in Overwatch. E infine con la nostra Dragunova direi ci spostiamo un po' più in avanti. Mi muovo secondo gli ordini. Perché non possiamo rimanere eccessivamente fermi e iniziamo ad avanzare e metterci in Overwatch. Kelly si sposta qua e anche lei va in Overwatch. E infine Mox, in questo caso direi si può spostare qua e anche lui andare in Overwatch. E lei idem. Appena l'orda di dispersi gira l'angolo, dovremmo essere in grado di accoglierli con un fuoco di sbarramento. Nemico a terra. Ok, per ora sono quattro. Sono quattro corridori. Firebrand è in posizione, ma la situazione a terra è peggio del previsto. Il tempo ok. Stiamo arrivando. Resistete il più possibile. Benissimo, quattro. Quindi, uno, due, poi tre, se siamo fortunati. Benissimo, bravissimo Rafael. E quattro, mamma mia ragazzi, magico, magico. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. L'intera orda si dirige verso di noi. Non possiamo resistere a lungo. Outrider ad Avenger, ci serve una via d'uscita. Non posso scendere più di così. Noi non ho intenzione di morire qui. Sono dietro di te. Le fazioni della resistenza hanno promesso di aiutarci. Confesso che mi piacerebbe dare un'occhiata più da vicino al loro equipaggiamento. Ok ragazzi, mamma mia, missione tostissima. Allora, vediamo un pochino. Dragunova ha ricevuto una promozione. Diversi dai vostri, ma abbiamo in comune la volontà di salvare il mondo che conosciamo e amiamo. Metteremo fine a questa invasione o moriremo da eroi. Le fazioni della resistenza gestiscono le promozioni in modo più flessibile. Spesso i loro soldati ottengono più di un'abilità a ogni passaggio di grado.
Si adatteranno alle sue scelte, comandante. Buono, ok, allora. È diventato caporale, abbiamo la possibilità da innesco remoto, far detonare un esplosivo ambientale che infligge danni doppi a un'area d'effetto doppia senza rivelare il mietitore. Questo è molto buono contro i robot. Scia di sangue, i colpi infliggono un danno in più se il bersaglio è stato ferito nello stesso turno. Interessante. Fornisce uno slot di unità aggiuntivo se l'armatura del soldato non ne fornisce già uno. Questo mi sembra il meno utile. Innesco remoto. Ok. Vediamo un po' Mills che cosa diventa. Diventa un granatiere anche lui. Molto bene. Il nostro Malinowski, Rafael, come lo chiamavo io, diventa un protocollo di supporto. Robinho, la fighetta spagnola, è un cecchino. Molto bene. E infine Kelly diventa un caporale. Possiamo farlo diventare fantasma, maestria con la spada. Allora, Kelly credo che la vorrò utilizzare come un ranger melee. Perfetto. Abbiamo poche riserve. Lo so, purtroppo. A lungo crede che resisterà all'ostaggio prima di rivelarmi tutti i suoi segreti. Non gliel'ho mai chiesto, dottore, ma cosa faceva prima dell'invasione? Lavoravo come biochimico nel settore farmaceutico e mi occupavo di tecniche di produzione dei vaccini. In virtù del mio curriculum, la Advent mi ha convocato e messo al lavoro in una delle primissime cliniche di terapia genetica. Ho visto con i miei occhi di cosa sono capaci. Nel bene e nel male. Allora siamo fortunati ad averla con noi. Grazie, apprezzo molto. Una missione segreta in congiunzione con le fazioni della Resistenza ci aiuterà a localizzare il nostro soldato. Grazie per aver inviato lo staff di supporto per aiutarmi, comandante. Mi assicurerò che venga utilizzato al meglio. Ok, allora abbiamo 9 giorni in attesa e tra l'altro abbiamo ancora 16 giorni per le armi magnetiche. Quindi andiamo nella nostra mappa. C'è speranza per voi tutti.
ci aspetta una grande battaglia. Molto presto lasceremo questo mondo. Ma non è necessario abbandonarlo completamente. Perché uno tra voi è ormai pronto a diventare il dominatore di questo pianeta. Uno tra voi ne è degno. Restituiteci il manicotto. Annientare chiunque si imponga. Ti avrà successo, benedetto. Gli altri siete i prescelti. Non tenteteci ora. Comandante, abbiamo contattato una nuova fazione della Resistenza, i Mietitori. Preferiscono stare nascosti, ma abbiamo la posizione della loro base. Possiamo approfittare di questa collaborazione ed eseguire una scansione della zona. Il famoso comandante. Dragunova parla bene di lei e della sua squadra, e mi creda, non capita spesso. Siete i benvenuti. Ammetto che avevo molti dubbi su questa alleanza, ma mi è stato riferito che il guerrigliero Mox è stato catturato mentre proteggeva uno dei miei uomini. I Mietitori non dimenticano, comandante. Rispetteremo gli accordi. Qui Falk, passo e chiudo. E signori, bellissimo video di presentazione dei nostri tre prescelti, come avete visto. E notate che c'è una sorta di rivalità tra di loro, eh? Quindi se giochiamo bene... o avremo la possibilità forse anche di metterli uno contro l'altro. Ok. La sua tenacia sarà la sua rovina, comandante. Spero che siate pronti a combattere, perché non vi mostrerò alcuna pietà. Ok, la Resistenza ci informa che uno dei prescelti ha preso il controllo delle regioni vicine. Potrebbe rendere la vita difficile alle squadre mandate in zona. In Africa orientale dobbiamo fare attenzione. Proviamo innanzitutto a guadagnare, fare l'ultimo turno a disposizione per la recluta. Benissimo, ok. Abbiamo una ricompensa. Ho visto... wow, che è successo? Scusate, ma abbiamo dei doppioni? Ah già, abbiamo dei doppioni, ragazzi! Ok, allora va bene, non vi preoccupate, queste reclute doppioni li andiamo semplicemente a fare un po' di generazione casuale e li andremo a cambiare. Poco male. Però abbiamo guadagnato altre reclute che di sicuro ci saranno molto utili. Il territorio controllato dal prescelto sarà il teatro della nostra prossima incursione, comandante. Con ogni probabilità dovremo affrontarlo, quindi ci conviene prepararci. Ok, andiamo a ottenere dei dati. Che sicuramente siamo un po' poveracci, non lo nego. Due giorni per i rifornimenti. A chi si rivolgeranno gli abitanti di questo pianeta quando anche l'ultima speranza svanirà? Messaggio prioritario in arrivo, comandante. Ok, 175 risorse semensili. Progressi contro gli alieni. Molto bene. Spero che i vostri sforzi ci porteranno tanti altri successi. Non è facile avere informazioni sui prescelti, ma siamo riusciti a tracciare i loro ultimi movimenti e a farci un'idea di quanto siano vicini a scoprire la posizione dell'Avenger. Ed eccoli qua, ragazzi. Queste sono le informazioni che noi abbiamo sugli assassini e anche una sorta di corsa agli armamenti che abbiamo contro gli assassini. L'attività programmata è una rappresaglia, una brutale operazione di rappresaglia contro la Resistenza che riduce permanentemente gli introiti di XCOM. Quindi, come vedete, man mano che l'assassina combatte contro di noi, comincia ad avere sempre più tattiche avanzate. Comandante, stando ai dati in nostro possesso, gli alieni stanno lavorando a vari sviluppi che minacciano la nostra possibilità di fermare il progetto Avatar. Possiamo condurre un'operazione di guerriglia per fermarne uno, ma scegliamo con cura.
Non abbiamo risorse per intervenire ovunque. Allora, possiamo evitare che le unità Advent abbiano la probabilità di entrare in guardia dopo essere state rivelate, oppure la possibilità di ostacolare l'opzione che la Advent limiti le riserve del prossimo rifornimento del 50%. Tra le due, sicuramente mi piace molto di più andare a limitare questa qua. Comandante, le fazioni della Resistenza hanno promesso di aiutare gli XCOM. Sono pronte a eseguire i suoi ordini. Le loro particolari abilità saranno fondamentali per vincere questa guerra. Allora, in questo caso, compiti della Resistenza. Come vedete, il DLC è gigantesco, colossale, con opzioni in più. Potremo assegnare compiti alle fazioni della Resistenza per ottenere benefici di ogni tipo. Aumentando l'influenza degli XCOM, avremo via via accesso a compiti e le fazioni potranno completare un numero maggiore ogni mese. La mia gente è disposta a eseguire ogni suo ordine, comandante. Allora, va bene. Gli spazzini, le risorse ottenute dando credito alle voci sono raddoppiate. Oppure infiltrazioni. Nelle missioni a tempo il timer non parte finché la squadra non esce dall'occultamento. Questa è molto bella. Molto, molto bella. Per ora diamo questa. Perché comunque le missioni a tempo non siamo ancora avanti nel gioco. Per completare queste operazioni dovremo inviare i nostri soldati presso le fazioni della Resistenza. Dovremmo fare a meno di loro per qualche giorno, ma ci guadagneremo il favore della Resistenza e forniremo supporto. Ordinerò ai miei di partire immediatamente. Comandante. La Resistenza ha accumulato risorse in un deposito nascosto fuori dalla portata della Advent. Dobbiamo sorvolare l'area ed effettuare una scansione se vogliamo farle nostre. Niente, tutto tace. La Advent non si è fatta sentire. Suppongo di dover ringraziare lei per questo. È un piacere, The Mother. Godetevela finché dura. Lo faremo, grazie. Il sistema di purificazione dell'acqua. C'è un segnale potentissimo dalla torre della rete Advent. È globale. Signore, venga a vedere. Amici cittadini, per 20 anni la coalizione Advent ha lavorato senza sosta per mettere fine ai disastri e alle ingiustizie del vecchio mondo. Sotto la nostra guida le città prosperano, la gente vive bene e le malattie scompaiono. Eppure, c'è ancora chi si ostina a non volere accettare in alcun modo la verità. Facinorosi, che vogliono distruggere ciò che abbiamo creato. Contatti multipli in avvicinamento al rifugio Alpha 7. Tutto questo deve finire. Mentre vi parlo, le forze di pace ci stanno avvicinando. Il segnale è disturbato. Stanno avanzando nei territori esterni per porre fine a questo flagello una volta per tutte. Vengono proprio verso di voi. Vi sto perdendo, Avenger. Ritrovateli. Garantiremo la vostra sicurezza e il vostro benessere durante la crisi. Portate la gente fuori da lì! Con la vostra cooperazione riusciremo a sconfiggere questi ribelli, spianando la via verso un altro ventennio di pace e prosperità. Non possono farcela. Comandante, dovremmo preparare subito una squadra. Ai 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 ragazzi, ai ai ai, ci lasciamo con la fine dell'episodio con un bel cliffhanger, corriamo subito in Africa orientale per l'operazione Rotting Savior, pronta per il prossimo episodio. E va bene ragazzi, direi che ci possiamo salutare qua, guardate che bello con il nostro team. Ovviamente andremo a gestire meglio il team
con lo il prossimo episodio. Mi raccomando, ci vediamo ogni settimana con i nostri due episodi a settimana di Crusader Kings 2 con il Regno di Romagna, i nostri due episodi a settimana con Europa Universalis 4, la serie storico-narrativa con Bisanzio, e XCOM 2 War of the Chosen. Un saluto a tutti ragazzi, dalla Terra è tutto, ci vediamo il prossimo episodio, ciao!